Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Med Lis, il notiziario a cura della redazione del TG Med. Blackout a Palermo, molte zone della città sono rimaste senza energia elettrica per circa mezz'ora. 30 minuti che però hanno fermato servizi, uffici, poste e mandato in tilt anche i semafori. Mezz'ora nella quale molti quartieri, anzi gran parte della città di Palermo, è rimasta senza energia elettrica. Numerose anche le segnalazioni arrivate al centralino dei vigili del fuoco. Dalla sala operativa spiegano di essere intervenuti per almeno 8 casi di persone rimaste bloccate all'interno di ascensori. Terna, in merito al blackout elettrico in alcune zone di Palermo, fa sapere che si è verificato un disservizio su un cavo dell'alta tensione per un danno prodotto da terzi durante i lavori per la gestione dei lavori nella rete fognaria. Un ex lavoratore PIP di 61 anni si è cosparso i vestiti di benzina e ha minacciato di darsi fuoco in via Bernini a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti e gli agenti della polizia municipale. Urlava che non poteva più vivere perché da 7 mesi non percepiva lo stipendio. Dopo una lunga trattativa, l'uomo è stato avvicinato dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Poco prima a Carini, un dipendente dell'ATO che da 6 mesi non prende lo stipendio ha minacciato di darsi fuoco nell'autoparco di via Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Il sindaco Giovì Monteleone ha cercato di parlare con i dipendenti in agitazione e ha dato delle garanzie sul pagamento degli stipendi arretrati. Ancora protesta dei lavoratori Almaviva, una protesta che però si è spaccata in due. Da un lato i sindacati, dall'altro i lavoratori autonomi, tutti con un unico obiettivo, ma con una divisione che indebolisce la protesta. Oggi sono state organizzate 2 diverse manifestazioni per chiedere la stessa cosa. Lavoratori da un lato, che a centinaia si sono riuniti di fronte alla sede di via Cordova, e i sindacati invece dall'altro con un sit-in davanti ai committenti. I carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno arrestato un rapinatore 60enne ritenuto l'autore di una violenta rapina in un'abitazione con sequestro di persona avvenuta nel giugno dello scorso anno a Marina di Ragusa. Le vittime furono 2 anziane sorelle, la figlia disabile e una badante rumena. Al via da oggi il rimborso con assegno circolare per le zone a traffico limitato. Già da aprile era possibile iniziare la procedura per ottenere la somma spesa per ottenere il pass. Niente file agli sportelli, stavolta nei punti AMAT gli utenti entravano su appuntamento. E a Trabia è tutto pronto per trascorrere un fine settimana, quello del 21 e del 22 maggio, all'insegna della cultura, della tradizione, gustando i prodotti tipici del territorio, come le immancabili nespole e gli spaghetti. E per la prima volta questo evento enogastronomico sarà legato anche alla conoscenza delle bellezze artistiche. Il tutto accompagnato da musica folk, da spettacoli come quello del maestro dei pupi Mimmo Cuticchio fino al cabaret di Toti e Totino. Questa era l'ultima notizia, io vi ricordo l'appuntamento questa sera con la nostra informazione alle 20:30.